Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, benvenuti o bentornati in diretta con Salvo 5.0.tv. Chi vi parla è Salvo Mandarà. Per dimostrarvi che siamo in diretta, vi dico che sono le 18 in punto di mercoledì 4 novembre 2015. Sono veramente molto molto contento di dare il benvenuto al mio carissimo amico Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, che non sentivo e non vedevo da un po' di mesi, e permettimi di farti anche gli auguri per l'evento bello che ti è successo poco più di un mese fa, Filippo. Benvenuto. Grazie, grazie mille, grazie anche per gli auguri, anche Camilla ne sarà felicissima. Benissimo, e adesso do il benvenuto invece alla mia sorellina Laura Castelli, eccola qui, carissima Laura, grazie per la tua disponibilità, anche perché quando ti ho telefonato stamattina, appunto, mi hai detto che tu saresti stata impegnata alla Camera dei Deputati, dove ti trovi tuttora, e quindi trovare una ventina di minuti, vediamo quanto tempo riuscirò a rubarvi, ecco, sicuramente non sarà stato facile, ma ti sono molto grato, però ci tenevo ad averti perché appunto quando stamattina ho chiamato Filippo mi aveva spiegato che in questa cosa avete collaborato moltissimo, quindi ho detto: beh, allora invitiamo anche Laura, così parliamo anche, diciamo, sul piano nazionale, oltre che del caso specifico di Livorno. Bene, allora Sì. io comincerei con Filippo per chiedergli: caro Filippo, quando è che è diventata ufficiale questa cosa? Io ho visto una notizia in un quotidiano online di pochi giorni fa, ma quando è che voi avete detto: ecco, ci siamo, possiamo finalmente annunciare la cosa? Ma dunque, allora, noi questa cosa la stiamo già portando avanti con Laura e con Riccardo Fraccaro, che mi preme qui ovviamente di ringraziare per la disponibilità, ma non solo, ci sono anche un'altra serie di collaboratori che stanno portando avanti tutta questa questione. Tu stesso, Salvo, sei venuto a trovarmi in tempi non sospetti, portando avanti anche convintamente con amici, consulenti, quindi è una cosa che non è da attribuire alla mia persona o al mio mandato, è un qualcosa che oggettivamente come movimento stiamo portando avanti con una fortissima convinzione che sia un qualcosa di importante e riteniamo che possa anche dare delle opportunità alle amministrazioni, soprattutto alle persone che magari si trovano in una condizione di difficoltà, magari di trattare la moneta quella ordinaria, quindi l'euro piuttosto che altro. Ecco. Ci sono tutta una serie di benefici, una serie di situazioni che stiamo analizzando e secondo me è il caso magari che proviamo anche a fare degli esempi, a parlarne chiaramente perché qualcuno ci ridacchia sopra. Ma in realtà questa potrebbe essere veramente una piccola grande rivoluzione. Quindi ci crediamo, ci sono stati altri che l'hanno provata prima di noi e hanno fallito, altri che invece stanno continuando su questo cammino. Noi, come al solito, con molta umiltà siamo in cammino. Quindi Laura, che mi dici relativamente anche agli incontri recenti che abbiamo fatto, penso sia opportuno che rendiamo giustizia ai web spettatori e web spettatrici in merito a quello che è il percorso che stiamo mettendo in piedi. Bene, Filippo, io ti ringrazio di questo tuo primo intervento. Adesso passo subito la parola a Laura con una domanda specifica. Sono contento del fatto che tu abbia citato anche l'incontro che facemmo pochi mesi dopo l'insediamento della vostra giunta a Livorno. E visto co così come tu hai aggiunto Fraccaro al nome di Laura Castelli, io vorrei aggiungere il nome di Paolo Maleddu, che è l'amico, diciamo, consulente che mi ha accompagnato. Anzi, diciamo che al contrario, sono io che ho accompagnato lui, perché era lui quello che portava qualche informazione utile, diciamo. E quindi già dalla chiacchierata di stamattina ho capito che alcune delle cose che Paolo Maleddu ha raccontato a te, ma anche al tuo assessore, a Paola Baldari e ad altri, ecco, del comune di Livorno, diciamo, sono stati tenuti in conto, ecco, in quello che voi avete progettato. E questa è una cosa che mi riempie di gioia, perché ovviamente forse si può fare molto di più rispetto a quello a cui siamo abituati finora, almeno, ecco, qui in Italia. Però ecco, una domanda quindi per Laura. Laura, sul piano legislativo,
nazionale, come stanno le cose? Cioè, si può fare una cosa del genere senza rischiare di avere bastoni fra le ruote, problemi, inghippi? Perché sai, purtroppo sappiamo bene, la storia ce lo ha insegnato, ogni volta che si tocca la parola moneta, già solo pronunciarla, comincia a uscire fumo da qualche parte. Addirittura c'è gente che muore, mi viene in mente Thomas Sankara, Kennedy, Moro, Saddam Hussein, Gheddafi, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi è sicuramente un tema molto, molto delicato. Com'è la legislazione attuale oggi? Cosa consente di fare? E quindi quali vantaggi possono avere oggi i cittadini? Soprattutto quando sono di un comune grande, perché non è che stiamo parlando di Val Guarnera Caro Pepe, che magari ha 2.000 abitanti, ma Livorno, se non ricordo male, ha 180.000, 200.000 abitanti, quindi è una realtà veramente grossa. Ecco, certo. Come stanno le cose sul piano legislativo oggi? Allora, intanto anch'io ringrazio Riccardo Fraccaro, ma non per solo affetto rispetto al collega, ma anche perché lui è riuscito a concretizzare banalmente un incontro che ci dicevamo da tanto tempo avremmo dovuto fare, e lui è riuscito a mettere insieme un po' di persone a permetterci di farlo, anche lui ci tiene moltissimo. Abbiamo in questi anni studiato, come Movimento 5 Stelle, come attivismo, le reti da cui arriviamo, tutti quanti sempre le monete complementari, e sei mesi fa più o meno a Matera c'è stato un incontro molto grande di tutte le monete complementari nazionali, cioè che stanno sul territorio nazionale, più o meno 70-75 realtà che in maniera del tutto privata, da quelle più conosciute tipo lo SHEC a quelle meno conosciute, veramente localizzate in piccoli paesini e comunque di natura privatistica, si sono incontrati e si sono raccontati le proprie difficoltà e i propri problemi. Questo che significa? Che l'Italia, nonostante una classe politica che non vuole ragionare su questo tema, si muove e cammina alla svelta su questo argomento, perché la necessità di creare qualche cosa di alternativo che permetta lo scambio e che permetta di in qualche modo occupare quella parte, diciamo così, sociale che lo Stato non permette di andare a occupare per forza delle cattive scelte politiche, significa che questa Italia ha voglia di fare. Ora, la necessità qual è? La necessità è quella di provare a farlo in una maniera istituzionale, nel senso di poterlo garantire a tutti quelli che appartengono per esempio a un comune e a tutti quelli che non pensano che si possa abbracciare la moneta complementare in un ambito privatistico, perché per esempio tu se conosci lo SHEC ti affidi a loro, compri le loro monete complementari e cominci un processo, ma deve nascere da te, tu cittadino che hai voglia e ti informi e sei catturato da questo tema. Credo che invece l'innovazione, del motivo per cui Filippo sia partito con questa cosa, è anche quella di dire: io come sindaco lo faccio per tutti i cittadini, ed è una garanzia di poter spingere alcuni settori, alcune scelte etiche, ideologiche, rispetto ad altre che oggi la politica lascia abbandonate. Dal punto di vista legislativo, Aura, dimmi. Proviamo a fare un esempio concreto, che io credo che poi alla fine possa essere più esplicativo di tanti altri. Se mi permetti, vorrei fare un esempio. Ci troviamo in una situazione socio-economica dove purtroppo una parte, ecco questo qui, vediamo chi è questo del comune che mi sta chiamando, così lo licenziamo. Allora, e quindi io semplicemente dico questo, ci sono, ahimè, delle persone che non sono più nelle condizioni, perché si trovano in una morosità incolpevole verso l'amministrazione, ma lo sono non per scelta, nel senso che vorrebbero per dignità lavorare giustamente, perché il lavoro è anche dignità, e ahimè però non sono nelle condizioni di farlo perché il lavoro manca. Allora, l'idea è questa. Per coloro che si trovano in queste condizioni, c'è la possibilità di prestare lavoro attraverso un sistema virtuoso che permetta però
non soltanto il conferimento di lavoro come pubblico esercizio, ma che permetta loro anche la dignità di andarsi a comprare banalmente del pane, della frutta o qualche cos'altro di beni attraverso appunto un meccanismo di questa tipologia. È così che nasce per noi l'idea della moneta complementare, cioè è proprio partendo da quello che è un bisogno dettato dal ridare dignità all'individuo attraverso un percorso che è esattamente il contrario rispetto a quello che il lavoro, la mancanza del lavoro, ha dato loro. E quindi è qui che nasce il percorso. Il percorso è chiaro che non è facile, ma è su questa strada che stiamo cercando di mettere mano. Cioè, vogliamo prima, e questo con Laura, con Riccardo, con tutti gli altri che stiamo cercando di mettere in piedi, con ovviamente mi preme anche citare l'assessore Baldari, ma tutta la giunta, i consiglieri, ci stiamo credendo in questo percorso. Perché? Perché pensate che cosa potrebbe nascere dalla situazione nella quale prima creiamo il network, quindi non tiriamo fuori la moneta complementare, prima creiamo il network, quindi creiamo la condizione al contorno, e quando questa è in piedi tiriamo fuori oggettivamente la moneta. E quindi questo è ciò che stiamo cercando di mettere in piedi. E naturalmente mi piacerebbe che, al di là del proclama, al di là dello slogan, al di là della moneta che poi viene fuori, che può avere qualsiasi tipo di nome, cioè, conta poco. Cioè, quello che conta è questo percorso, è un percorso che è già virtuoso nel momento in cui va a ridare dignità a chi purtroppo questa dignità, a causa della mancanza di lavoro, l'ha persa. Ecco, io partirei da questo concetto, Laura. Poi su questo snoda tutto quello che poi sono i percorsi legislativi che stiamo analizzando e tutto quanto il resto. Però io intanto metterei questo sul tavolo. Sì, anche perché, Salvo, girando tu l'Italia come noi, hai visto, no? Ormai la politica non permette di mettere i soldi in alcune parti della società e qualcun altro lo deve fare al posto dello Stato. Gli enti locali sono sempre più tenuti a stecchetto perché lo Stato gli dà sempre meno soldi, addirittura non gli ridà neanche i soldi delle tasse che pagano i propri cittadini, per cui bisogna inventarsi modi nuovi e chiaramente farlo nei settori che più riescono ad aiutare quelle parti di cittadini che oggi si trovano veramente senza nulla, è il punto da dove ripartire. È chiaro che se questo paese avesse immediatamente un reddito di cittadinanza sarebbe bellissimo associare le cose. Poi c'è tutta la parte più finanziaria, che so che a te, Salvo, piace tantissimo, no? Quindi sì, un modo. Infatti, Laura, no, però completa il tuo pensiero e poi avrei una domanda per ciascuno di voi due. Però prima completa. No, un modo per, diciamo così, aggirare quell'ignobile macchina che è diventata quella di avere del denaro, avere uno Stato che non emette più moneta e quant'altro. E questo è uno dei problemi legislativi. Ad oggi noi abbiamo studiato che non ci sono problemi legislativi di sorta con l'Agenzia delle Entrate e quant'altro. Dunque, in questo momento la legislazione che ci permette di farlo esiste, e ti dirò di più, anche quest'anno presenteremo il solito emendamento con Carlo Sibilia per permettere agli enti locali di emettere monete complementari. Bene, bene. Allora io avrei, come dicevo, una domanda per Filippo. Allora Filippo, questa intanto devo dirti che mi piace molto quello che hai detto, cioè di costruire prima il network, perché come giustamente tu hai spiegato, quello che fa, quello che può decretare il successo o meno di un'operazione è che ci sia una rete di persone disposte ad accettarle, perché come diceva il professor Giacinto Auriti, è colui che accetta la moneta a dargli valore e non chi la genera, perché alla fine la moneta di per sé è un pezzo di carta, assume valore nel momento in cui c'è qualcuno disposto ad accettarla. Quindi il fatto che tu crei un network intorno è sicuramente un ottimo punto di partenza.
La domanda che volevo farti è: quando poi sarà il momento, quindi questa moneta verrà emessa proprio sotto l'egida del comune di Livorno e in che modo verrà distribuita? Appunto come corrispettivo per dei lavori oppure come reddito di esistenza o di cittadinanza dei cittadini? In che modo verrà il comune la darà ai cittadini questa moneta? Ecco, su questo stiamo studiando. È chiaro che voler dare l'opportunità di avere una prima forma di reddito di cittadinanza sarebbe l'ideale, ma non sappiamo se in qualche modo riusciamo a sostenerla, perché è chiaro che poi da qualche parte una sorta di scambio delle due monete deve esistere. Quindi questo è una parte sulla quale stiamo lavorando. E certo è che in ogni caso riteniamo che partire da un percorso che possa essere quello dell'attribuzione di lavori di interesse pubblico, di pubblica utilità o di pubblico interesse, come li vogliamo chiamare, è pur sempre un canale che è interessante. Altri veicoli possono essere quelli della moneta complementare come elemento di scambio all'interno di altri percorsi di mercatali, chiamiamoli così più genericamente, ma che vadano invece ad eliminare i sistemi di fidelizzazione del cliente, che sono invece un qualcosa di estremamente negativo, e noi vorremmo ribaltare questo ciclo virtuoso attraverso invece l'introduzione di questa nuova moneta, perché in questo modo si può creare anche una sinergia di quartiere. Ci siamo già dati anche degli schemi di potenziali soluzioni. Io credo che Laura possa ricordarsi bene, anche nell'ultimo incontro abbiamo proprio ragionato di questa tipologia di meccanismi, perché alla fine, come dicevo prima, non siamo a prioristicamente contrari a nessuna soluzione. Cioè, riteniamo che avere la capacità di mettersi a ragionare per poter trovare delle soluzioni è un po' quello che genericamente ci mettiamo a fare sempre, in ogni circostanza. Poi, se oggettivamente saremo in grado di farlo nel migliore dei modi, oppure no, questo lo lasciamo valutare agli altri. Però questo è il nostro atteggiamento. Salvo, considera che un obiettivo è quello di cercare di dare moneta in relazione a un comportamento virtuoso, quindi che sia un lavoro che è utile alla società in cui si vive, o che sia, che ne so, un'ipotesi di io faccio un buon riciclo della plastica, per cui in seguito a un comportamento virtuoso attivo una moneta complementare che mi ripaga di quel comportamento virtuoso, è comunque un obiettivo. Cioè bisogna sicuramente averlo, oltre che avere l'altro concetto, no? Quello che diceva prima Filippo, quindi avere persone che vogliono impossessarsi di questa moneta e vogliono dargli un valore, che è quello che è più importante. Cioè, io do un valore perché ritengo che il comportamento etico e la rete che si crea è importante. Io porto un esempio, la tanto amata Valsusa, 3 minuti off, la tanto amata Valsusa, io l'ho vista creare una moneta complementare che è stata chiamata Susino, che si è mossa insieme all'associazione Etinomia, che ha messo insieme tutti gli artigiani commercianti della Valsusa, e vi posso assicurare che non c'è stato niente di più bello che vedere una comunità che si riunisce e che decide di dare un valore a una moneta complementare attraverso la riconoscenza reciproca di un circuito, no? Che sa benissimo a chi parla, cioè a persone uguali a te, che hanno le stesse esigenze, che hanno lo stesso obiettivo etico. Quindi esempi privati ce ne sono tanti, poterlo fare partendo da un comune è una cosa meravigliosa. Certo, ecco, sono veramente molto contento di sentire quello che state dicendo e avrei ancora una domanda, da fare ad entrambi. Allora, Filippo, io sogno uno Stato in cui domani si possa dire una certa cosa e non dire più un'altra. Quella che vorrei che si possa dire presto è che non servono le tasse. Ok? Ovviamente mi rendo conto che questo è un passo estremo, non implementabile al tempo zero,
però diciamo che ritengo che uno Stato veramente sovrano non abbia bisogno di tasse perché i soldi li crea lo Stato. E vabbè, quindi però c'è una via intermedia. Per esempio, e qua è la domanda per te, questa moneta potrà essere utilizzata anche per il pagamento fin quando ci saranno almeno di una parte delle tasse comunali? Perché è chiaro che questo genererebbe, darebbe un impulso sia dal punto di vista dell'accettazione, perché se io cittadino so che questo pezzo di carta firmato da Filippo Nogarin poi lo posso utilizzare per pagare la tassa sui rifiuti, beh, a quel punto mi sento molto incentivato ad accettarla. E poi la seconda domanda è, molto spesso, soprattutto a livello comunale, si sente dire non possiamo fare quell'opera perché non abbiamo i soldi, che è una cosa che ogni volta che la sento mi viene desiderio di sbattermi la testa contro uno spigolo perché è un'assurdità, perché è come un muratore che dice non posso fare il muro perché non ho i metri. Ecco, allora, si può in qualche modo, grazie a questa cosa, almeno parzialmente, arrivare a questi obiettivi, quindi accettare questa moneta per il pagamento delle tasse e poter dire, ragazzi, quest'opera non potevamo farla fino a ieri, domani la faremo grazie al, come si chiama, non mi ricordo la moneta, comunque insomma, al Nogarino. Ecco, è possibile questo? Parte il fatto che non credo che si chiamerà Nogarino, No, vabbè, la mia era una battuta. d'ordine affinché non si chiami Nogarino, soltanto per Ok. questo. Dunque, allora, diciamo questo, che tu quello che dici io posso anche condividerlo, salvo, però c'è un punto di caduta importante che è quello delle relazioni con l'esterno, cioè fino a che tutto questo, spero che ci siate ancora, Sì, fino a che tutto ci questo siamo. rientra in un percorso che è legato al comune di Livorno, può essere fatto, ma visto e considerato che poi dopo abbiamo la necessità di scambiare un qualcosa, un controvalore anche con l'esterno, è chiaro che per adesso dobbiamo confrontarci con la moneta di scambio che è l'euro, che ci piace oppure no. Quindi, relativamente al riusciamo a pagare una parte delle tasse con questa eventuale moneta complementare, posso dire, ecco, anche questo è una parte dei quesiti che ci stiamo chiedendo, vanno ad intaccare il bilancio comunale, vanno ad intaccare anche comportamenti che sono socialmente utili e che chiaramente possono essere anche virtuosi, ma sono parte integrante dello studio che stiamo facendo. Quindi probabilmente sì, non sarà una cosa così facile, quindi non sarà per tutti. Probabilmente partiremo da alcune parti sociali che sono quelle più aggredite nella prima fase, per poi arrivare a estendere a chi avrà un comportamento virtuoso. Laura faceva prima giustamente l'esempio di coloro che magari grazie a un atteggiamento virtuoso nel mondo del riciclo e del riuso dei materiali, quindi di tutto quello che normalmente è legato al mondo della nettezza urbana, potrebbe essere che attorno a questo ci sia una emissione di premialità che quindi non va più a ghettizzare chi non è nelle condizioni, ad esempio, di pagare le tasse normalmente, ma in questo caso già va a mescolare chi è virtuoso, e chi è virtuoso può esserlo sia dal punto di vista che può pagarsi le tasse nelle condizioni attuali, sia in una situazione di altra natura, e che quindi va a mitigare anche quella vergogna che può essere dettata dall'avere la moneta complementare in corso. Ma su questo stiamo facendo un percorso, una strada, e è parte integrante però di ciò che saremo nelle condizioni di annunciarvi dal momento in cui lo studio sarà completato. Noi ci siamo dati in modo altrettanto, come dire, virtuoso 6 mesi di tempo per portare avanti un ulteriore step di questo nostro lavoro. Io chiedo magari a Laura e a Riccardo di far sì che quanto prima riusciamo a coinvolgere Salvo, magari come mezzo di amplificazione mediatica di quello che riusciremo a portare avanti. E con questo naturalmente io però vi lascio perché qui nel frattempo ho delle persone che mi stavano aspettando e ahimè non posso trattenermi con voi, mi sarebbe piaciuto, ma
devo fare il sindaco, quindi Allora, senti Filippo, visto che lo fai bene. visto che tu devi scappare, permettimi di risponderti subito e poi magari se Laura ha ancora qualche Sì, minuto sì, sì, sì. completiamo con lei. Allora, volevo dirti, intanto l'idea che tu hai lanciato a Laura, hai la mia piena disponibilità, ovviamente, mi piace l'idea di fare un po' da cassa di risonanza, una piccola cassettina di risonanza piccolina, lo faccio però molto volentieri. Ti dico, visto che ancora lo studio non è completato, ti rilancio l'idea che ti disse Paolo Maleddu quando fu l'anno scorso, cioè si potrebbe anche aggiungere il punto di far fare dei lavori comunali, e tagliare l'erba, rifare una facciata dove c'è molta manodopera e pochi materiali, e poi potrebbero le persone pagare con questi buoni magari l'affitto di un capannone dove l'agricoltore va a vendere le sue melanzane, le sue patate, i suoi cetrioli. Ecco, questo potrebbe essere un modo. Tu hai assistito alla riunione ultima, puoi rispondere a salvo Sì. quello che ci siamo detti. Io intanto vi saluto, ti ringrazio Salvo, non fare il modesto, sei Grazie a te. un eccellente ingegnere e quindi sappiamo perfettamente che quel cervello lo fai girare alla grande e quindi con questo saluto tutti quanti e spero quanto prima di riessere di nuovo con voi. Vi abbraccio. Ciao Grazie Filippo. Filippo, buon lavoro da sindaco. Io e Laura, per tutto il tempo che Laura potrà concedermi, continuiamo invece a giocare, ecco, alla moneta, che è un gioco meraviglioso. Ecco. Guarda, su quello che tu dicevi e chiedevi a Filippo, integro con questo. Tu lo sai e chi ci ascolta lo sa che questo è il paese che si è vantato di cominciare a lavorare sul federalismo, ma in realtà l'ha fatto talmente male che l'unica parola che non userei è federalismo. Cioè, se davvero ci fosse un federalismo fiscale, tutto questo processo sarebbe molto più semplice. Potremmo davvero pensare di fare più alla svelta questo processo, cioè quello di pensare a comuni che si pagano parti di tassazioni con una moneta complementare. Questo ad oggi, fino a che non mettiamo in piedi un vero federalismo fiscale, cioè fatto di tasse che vengono pagate al comune e restano al comune, che il comune se le gestisce nel proprio bilancio, diventa molto difficile. Tu sai che oggi, per esempio, l'IMU viene pagato ai cittadini che lo danno al comune, il comune lo paga allo Stato glielo restituisce e spesso gli restituisce proprio perché siamo in momenti di stracrisi sui conti pubblici, ne restituisce delle volte meno della metà. Quindi con Filippo abbiamo parlato durante l'ultima riunione della difficoltà di calibrare quelle risorse che restano nel circuito comunale e che non escono mai dal circuito comunale, sulle quali si può intervenire con una moneta complementare, perché non interferiscono con con altre istituzioni regionali o statali. Sul secondo punto, cioè quello di andare a fare opere con la moneta complementare, certo, se si riuscisse a spingere ancora di più un federalismo, allora si riuscirebbe ad attivare quel circuito che spesso con le monete complementari si può attivare, cioè quel senso di dilazione di pagamento. Ti faccio l'esempio: noi in Regione Piemonte avevamo studiato la moneta complementare regionale che aveva come obiettivo quello di permettere una dilazione di pagamento, nel senso io ho le banche che non mi danno soldi, che quando me li danno mi strangolano, la BCE che mi dà soldi in maniere, cioè a gocce, no? Quindi che non mi bastano per fare le politiche e gli investimenti che devo fare, quindi crea una moneta che mi possa dilazionare un investimento. E nella moneta complementare regionale che avevamo provato a mettere in piedi in Piemonte, questo era l'obiettivo. Quindi puoi arrivare a fare delle opere che tu oggi non potresti fare perché non hai il denaro contante, l'euro. Perché la BCE non te lo sborsa, è un paese che non emette più moneta. Quindi diciamo che il lavoro sulle monete complementari, come tu sai, e come tutti quelli che le frequentano, diciamo così, sanno, ha potenzialità altissime, tanto Certo. da far paura.
E questo è il motivo per cui spesso nelle istituzioni non si è riuscita ad inserire. Ti dirò di più, ci sono sistemi, poi se ti annoio dimmelo, Guarda, eh. io su questo tema, soprattutto quando parlo con una persona competente che è lì sul campo, non mi annoio. Sarai tu a dirmi adesso devo proprio andare, eccetera. Vai No, guarda, tranquilla. tra 2 minuti torni in aula a votare, però ti dico Ok? questo, noi abbiamo Sì. lavorato fin dal primo momento che siamo arrivati qua dentro su i CCF, quindi questi crediti fiscali, queste compensazioni di crediti fiscali, e di fatto si tratta di una moneta complementare, cioè di un sistema attraverso il quale tu crei un credito sospeso che ti può permettere di fare delle compensazioni, di creare dei servizi, di mettere in moto degli ambiti commerciali di un certo tipo. Cattaneo ci insegna attraverso i suoi libri che cosa sono i CCF. Ora, davvero io ho visto in questi anni, che ne so, insieme al mio collega Mimmo Pisano, che ha portato avanti la proposta di legge su CCF, la paura di un governo che vede che le cose gli scappano di mano, perché siamo talmente al tracollo che è chiaro che la società e i cervelli pensanti che compongono l'Italia, perché ce ne sono tantissimi, per fortuna, ancora, provano a mettere in piedi dei sistemi per eludere queste regole dannatissime che ci hanno imposto. Per cui la moneta complementare io dico sempre che ha una potenzialità esponenziale, si tratta di aggirare l'ostacolo, aggirare le leggi, infilarsi nei buchi legislativi che ci sono. Ultima cosa che voglio dire, perché è giusto che si sappia, è che il Parlamento sta cercando, essenzialmente con forze tipo SEL, appoggiato ogni tanto da Forza Italia e quant'altro, di fare una legge sulle monete complementari. Questo è un problema immenso, perché regolamentare oggi le monete complementari vuol dire affossarle già prima di averle fatte nascere, soprattutto se non ci metti come obiettivo principale l'obiettivo sociale, quell'obiettivo di cui parlavamo prima con Filippo, cioè andare ad utilizzarlo per tirare su e risollevare quella parte di paese che è stata messa in ginocchio da queste politiche malefiche, a cominciare dalle politiche europee di fiscal compact e quant'altro. Bene, senti Laura, ti volevo chiedere, tu poi hai avuto modo di vedere il video Denuncio una banca? Sì, l'ho visto, L'hai infatti ti ho visto? scritto Ecco, e ti dicevo, ti voglio proporre questo, facciamo un video dove facciamo vedere come si fa, perché è molto bello che ci siano personaggi, persone insomma, che dicono io l'ho fatto, io sto denunciando una banca, ci vorrebbe un micro video in cui si spiega come fare, della serie, vuoi denunciare anche tu la tua banca? Si fa così, in maniera che diventi emulativo, ecco. Allora, fare una denuncia, diciamo, a parte che la mia denuncia io l'ho pubblicata sul mio blog, poi ovviamente ognuno la può prendere, se vuole può sostituire solamente il nome, toglie il mio e mette il suo, oppure può modificarla, arricchirla, eccetera. Cioè non è che ci vuole molto, cioè i reati sono ormai abbastanza noti, c'è l'induzione al suicidio, c'è la riduzione in schiavitù, c'è il falso in bilancio, c'è l'associazione per delinquere, c'è l'usura. Quindi voglio dire, i Certo. reati sono quelli, il codice penale parla abbastanza chiaro, è abbastanza semplice la Sì, denuncia. sì, sì, Ecco. sì. Comunque Sì, sì, secondo l'idea. me va fatta diventare assolutamente virale. E, il video che tu hai fatto è molto bello. Proviamo ad aggiungerci qualche cosa per cui gente dica: ok, è facile, lo posso fare anch'io. Non mi sembra una cosa impossibile. Quindi, se vuoi, ne parliamo, insomma, ci diamo una mano su questo. Però Caspita, credo ne sarei felice. che possa essere davvero una delle strade. Poi ti dico, come ne dicevo oggi i miei colleghi, siamo sotto stabilità e la sensazione è veramente che siamo giunti alla fine, cioè tutti cominciano in maniera molto seria a parlare del fatto che il patto di stabilità è una cosa vetusta, superata, che va superata, che non è possibile stare dentro questi parametri. E sai perché stanno cominciando a farlo? Perché quest'anno probabilmente siamo davvero talmente messi alla canna del gas come conti pubblici che le solite marchette ai soliti amici probabilmente non saranno rifinanziate, per cui c'è questo malcontento generale che fa sì che qualcuno si sta svegliando e sta capendo che non possiamo continuare a passare la vita a dire il patto di stabilità va superato per questo settore, quell'altro settore, va proprio superato come criterio, ecco, cioè non è più possibile, siamo veramente
ridotti in una situazione di conti pubblici che è imbarazzante. Vabbè, io lo sai qual è la mia idea, Sì, sì. che tutti usciste da quel palazzo, tutti quanti, magari ne rimangono 10 a presidiare e tutti gli altri fuori a spiegare le cose alla gente, però questa è una mia opinione estrema che so che non è molto condivisa all'interno del tuo No, gruppo. guarda, avevamo anche votato sul blog, te lo ricorderai, che non siamo mai partiti durante la settimana con queste attività. Devo dire che durante il fine settimana, come tu sai, siamo ovunque e facciamo sempre più attività, infatti siamo diventati tutte delle trottole incredibili e lavoriamo moltissimo sull'informazione di questi temi. Poi devo dirti la verità, cioè, tipo c'è la stabilità. Noi non possiamo non stare qua e fare gli emendamenti. Adesso domani, dopodomani li consegneremo tutti, emendamenti sulla stabilità, e anche quest'anno faremo la nostra proposta di governo, diciamo così. Quindi è comunque un momento importante in cui puoi dire al paese: io domani, quando andrò a governare, farò questo sulla mia legge di stabilità, per la Certo. vostra legge di stabilità. Certo. Laura, prima di salutarti ti dico velocemente queste due cose che non richiedono neanche una risposta, però poi ovviamente se me la vuoi dare ci mancherebbe altro. Allora, primo, il 26 di novembre io avrò il privilegio di partecipare a un workshop che si terrà a Sì. Bolzano, cioè aspetta, partecipare non attivamente, cioè vado lì ad ascoltarlo, insomma, ecco, perché è un workshop per addetti ai lavori, quindi io diciamo che sono un po' un infiltrato, perché poi avrò l'opportunità di fare delle interviste. E praticamente ci saranno il dottor Nicolas Giannakopoulos, che spiegherà la creazione illegittima della moneta e l'aspetto penale nella sua accettazione da parte degli stati e il suo collegamento con la criminalità organizzata. Poi ci Bellissimo. sarà il professor, dottor Franz Hormann, vabbè, questo qui purtroppo il titolo è in lingua tedesca, ma poi ci sarà la traduzione in italiano, e poi ci sarà l'avvocato Marco Della Luna che dirà, Che parlerà conosco. che conosci ovviamente, che parlerà degli elementi giuridici della creazione di moneta scritturale contra ius in base all'ordinamento giuridico italiano. Ecco, questa era la prima delle Interessantissimo. due cose che volevo dirti. Io avrò il privilegio, sono stato invitato, o perlomeno Marco Saba mi ha messo in contatto con Paul, che è appunto l'organizzatore. Stamattina ci ho parlato, una persona squisita, sono felicissimo di andare lì a Bolzano. Non farò la diretta streaming perché sarà una cosa appunto per addetti ai lavori, prevede anche il pagamento di una piccola quota per partecipare, quindi poi il video sarà disponibile on demand con una donazione per chi vorrà vederlo. Io però dopo potrò fare Senti, delle interviste. Dimmi, dimmi. anch'io volevo dirti una Dimmi. cosa, se tu vuoi e le persone che insomma ti seguono hanno voglia, io vorrei proporti, perché ci stiamo lavorando io insieme al mio consulente e amico insomma, con cui seguo questo tema delle monete complementari, abbiamo scritto un paper di 40 pagine sul Bitcoin, perché questo sistema che a un certo punto è finito sulla bocca di tutti, nei primi anni ha creato dei sistemi allucinanti di riciclaggio, ha finanziato la criminalità organizzata ed è stato veramente fatto in sordina a livello internazionale. È una moneta elettronica che ha raggiunto dei valori impressionanti rispetto a quelli con cui era nato e ha dei fortissimi, delle fortissime caratteristiche negative. Noi stiamo tentando qua, insieme a Elisa Bulgarelli, di farlo inserire come tema dentro la Commissione Antimafia, perché nei primi anni, appunto, ha creato dei grandi problemi rispetto alla compravendita di cose che non sono proprio del tutto legali, quindi Sì, droga, armi e quant'altro. lo so, E oggi, c'è il ecco, Darknet. infatti tu lo sai. Sì, lo so perché, anzi, volevo fare una trasmissione su questo tema, poi non ho trovato delle persone esperte, perché sai, io quando faccio una trasmissione, io faccio, diciamo, da padrone di Certo. casa, ma poi ho bisogno di qualcuno che approfondisca. Però Chiaro. sono a conoscenza dell'esistenza, non mi ricordo se si chiama Darknet o Deepnet, qualcosa del genere, comunque, insomma, la rete è nascosta, ecco, dove Sì, sì, sì. Esatto, puoi affittare un killer, puoi fare di tutto, praticamente. Sì, questa è una e cosa. bisogna parlarne perché il mondo della politica a livello nazionale ma anche internazionale lo sta guardando con molto gusto, cioè si sta chiedendo se forse non è il caso di introdurlo come metodo battezzato, insomma accettato dagli ambiti istituzionali, per cui io sono un po' spaventata insieme ad alcuni miei colleghi. Cominci a vedere insomma che la gente ne parla e non sa bene che cos'è, quindi se tu hai voglia
troviamo degli esperti, insomma, vogliamo parlarne, io sono disponibile. Io È un tema che mi sta a da cuore. parte mia sono disponibile e ti dico che per quanto ho capito una delle cose che non mi piace molto del Bitcoin è il fatto che comunque tu possa specularci, cioè è un po' come Puoi specularci comprare. e puoi togliere soprattutto la tua identità, nel senso che nel momento in cui tu lo acquisti non sei più tu, quindi non è più riconducibile a te, è più che al portatore, è al portatore senza faccia e quindi io non posso risalire a te. Nel momento in cui io l'acquisto divento un numero e non sono più riconducibile Ti dico la alla persona. verità, te lo dico, scusami, proprio in modo del tutto franca. A me questo aspetto non è che preoccupa più di tanto. Io che mi sento un po' anarchico, per me capisco che Certo. forse ci sono dei problemi. Però il punto invece che devo ancora approfondire, perché ci sono alcuni che invece sono molto a favore del Bitcoin che dicono no, ma questa è una sciocchezza, quindi non l'ho ancora capita bene. In questo momento sono un po' titubante invece per il fatto che tu possa proprio speculare, come con le azioni, come con le Sì. Cioè, valute, l'oro, i metalli, eccetera. E questa è una cosa onestamente che non mi piace. Ti volevo dire il però sistema la seconda informatico. cosa. Niente. Molto Dimmi, dimmi. veloce. No, se tu non devi scappare, io vai, dimmi quello che volevi, finisci e poi ti dico la seconda cosa. No, dico che è affascinante dal punto di vista informatico, no? Tutto Certo. questo, questa velocizzazione del processo è sicuramente molto affascinante. Bisogna stare attenti, però, perché sulla certezza di alcuni magheggi e di speculazione rispetto a Bitcoin ce ne sono certezze, non è che sono ipotesi, ecco, per cui. Bene, allora intanto ti dico che in rete Simone B dice: "Ciao Salvo, sono presente. Comunque ha ragione Laura, dovete insegnarci a denunciare le banche. Come sappiamo proprio come muoverci. Così sappiamo proprio come muoverci nel vero senso della parola." Va bene, io accolgo molto volentieri la proposta di Laura, che fra l'altro essendo anche subito confermata, suffragata da un utente, diciamo è una conferma, non che ce ne fosse bisogno, però un'ulteriore conferma della validità della proposta, quindi ti ringrazio cara Laura. Grazie a Poi te. San Cauriti dice che si chiama Deep Web, ecco, non Deep Net, ma Deep Web, ecco, il web nascosto, diciamo. La seconda cosa che volevo dirti, e per quanto mi riguarda l'ultima, è questa: anche Salvo 5.0, o meglio, la comunità intorno a Salvo 5.0, che può contare non so quante, ma credo 2, 3.000, 4.000 persone, sta per attivare un sistema di monete complementari. Ovviamente Oh. non ci mettiamo a inventare l'acqua calda per la quindicesima volta, non è che mi metto a fare il salvino, ecco, prima ho fatto la battuta, il nogarino, assolutamente no. Ci appoggeremo all'inizio a due piattaforme esistenti, una si chiama Rete di Mutuo Credito, Sì. che è gestita da un mio carissimo amico che si chiama Paolo Tintori, e poi l'altra si chiama Pecus Swap, che è messa in piedi dall'avvocato, nonché amico, Davide Storelli, che fra l'altro conduce una rubrica tutti i venerdì su Salvo 5.0. Bene, queste sono le due piattaforme con cui cominceremo, ma il sogno è quello di creare una meta piattaforma che in qualche modo si raccordi con tutte le piattaforme esistenti, in modo da creare sinergia, perché se ci facciamo tante isole non serve a niente. Io Guarda, su devo. questo Ecco. io ti appoggio tantissimo, nel senso che io in questi anni quello che ho visto è che tu vai in giro per l'Italia, trovi sistemi di monete complementari che sono strutturate più o meno per le realtà territoriali, eccetera. C'è sempre un po' un freno a tutto questo, che ognuno è convinto che, giustamente, che la propria moneta complementare sia la migliore. Per cui spesso ti trovi a dover discutere di migliorabilità di questi sistemi e hai, insomma, difficoltà. Per Certo. cui incontri come quello di Matera che ti dicevo prima è stato creato dalla rete delle monete complementari anche per questo, per cominciare a conoscersi e annusarsi e capire quali sono le difficoltà, quali sono le migliorie che si possono apportare e quant'altro. Quindi ben venga, io su questo ti posso dare una mano, Oh, guarda, allora, assolutamente. beh, la prima mano che potresti darmi è nel momento in cui parte, ma proprio la lanciamo la settimana prossima, se tu ti iscrivi in questa piattaforma. Certo, Come con la possibilità volentieri. di scambiare, se devi vendere un paio di scarpe o che ne so, un paio di occhiali da sole che non usi, eccetera. E poi, ovviamente, se ti trovi, se vedi che ti piace, che magari puoi anche comprare qualcosa, magari di qualcuno che è a Catania piuttosto che a Bolzano, magari puoi pubblicizzarla, cioè farla conoscere ai tuoi contatti. È chiaro che se la gente Assolutamente. vede che, scusami, lo uso apposta per pompare la cosa, l'onorevole Castelli si è iscritta sulla piattaforma legata a Salvo 5.0, ma non è la piattaforma di Salvo 5.0. Ci tengo a dirlo perché forse sono un po' megalomane, ma non fino a questo punto. Ecco, quindi è una piattaforma che io ho pensato, ma che vuole sfruttare delle piattaforme già esistenti, anche perché
sfrutto proprio l'esperienza pluridecennale di Paolo Tintori e Davide Storelli, che hanno già inventato l'acqua calda 15 anni fa. Quindi è inutile che io riparto da zero perché perderei solo un sacco di tempo. Sì, guarda, la cosa incredibile è che appunto tutta l'Italia si muove verso questa direzione e la politica ancora non ne ha capito nulla, mentre abbiamo un paese che è assolutamente pronto ad andare verso questo sistema, soprattutto perché non può più fare a meno di quella rete sociale che poi si crea sotto e che è quella che alla gente manca, perché ha proprio voglia di vedere una rete di persone, uguali, con le stesse necessità, gli stessi bisogni, per cui io sono sempre contenta di parlare di moneta complementare perché significa per me aiutare la rete della gente per bene, che ha un'etica e che vuole fare meglio di quanto la politica ci impone. Bene, Laura, sono veramente felicissimo del fatto che tu stamattina subito mi abbia dato la tua disponibilità, quindi ti ringrazio Figurati. moltissimo. Ti terrò Grazie a aggiornata a te. questo punto, allora, su questo discorso della piattaforma. Ti dico che poi altri progetti vorrei andare, spero nel giro di qualche settimana, a Barcellona a incontrare quella comunità di 1.000 persone che hanno una moneta, che hanno addirittura una struttura sanitaria, una piccola cellula completamente off-grid, proprio libera dai gangli del potere. Ecco, questa è una cosa che voglio andare a visitare. E poi un altro sogno è di andare in Islanda a vedere in faccia qualche islandese che mi racconti di questi 26 banchieri arrestati, eccetera, Sì. eccetera, eccetera. Ecco, questi sono i miei progetti. Ti terrò al corrente e ovviamente Grazie. una partecipazione come quella di oggi tua sicuramente mi dà una grossa mano. E anche, ovviamente ti prego poi di condividere il podcast che fra 20 Certo. minuti sarà online. Laura, io ti mando un Volentierissimo, grazie abbraccio Sandro. virtuale in attesa di potersene dare uno dal vivo. Grazie, torna pure al tuo A lavoro presto. e a presto. Sì. Stammi Ciao, un bene. bacio. Ciao Ciao, ciao Laura, a ciao, tutti. grazie mille. Ciao, 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 ciao. Bene, allora, cari amici, come vedete abbiamo finito questa intervista. Spero che sia stata di vostro gradimento. Anzi, vi dico la verità, sono sicuro di sì, sia perché lo vedo dai commenti che avete scritto e poi perché abbiamo trattato dei temi veramente molto importanti in modo aperto. Ecco, questo devo dire, cari amici, è il Movimento 5 Stelle che mi piace. Questo qui, quello che oggi ho visto nei volti del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, e della parlamentare alla Camera dei Deputati, Laura Castelli. Questo è il movimento che mi piace. Ecco, purtroppo non è sempre così. Ecco, e questo lo devo dire anche per non sembrare schizofrenico, sennò poi qualcuno mi scrive e dice: ma come? Ma tu attacchi? Non ho mai attaccato il movimento. Ma tu sei contro? Ma tu dici delle brutte cose? No, io dico solamente dei fatti. Ecco. Quindi, così come a volte critico, ecco questo è il verbo giusto, io non attacco nessuno, non offendo nessuno, io critico talvolta alcune scelte politiche, soprattutto sul piano della comunicazione di alcuni VIP a 5 Stelle, allo stesso modo oggi elogio veramente Laura Castelli e Filippo Nogarin, non solo per il fatto che hanno partecipato a una mia trasmissione, ecco, sarebbe troppo banale, ecco, dire questo perché li voglio ringraziare, ecco, me li voglio ingraziare per il fatto che hanno partecipato, ma lo dico perché hanno partecipato a viso aperto parlando di un tema veramente importante, cosa che per carità è successa anche altre volte con Manlio Di Stefano, con Carlo Sibilia, con Tiziana Ciprini, con Paolo Bernini, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, queste cose succedono. Ecco, ovviamente io auspicherei che queste cose succedessero molto più spesso su Salvo 5.0, ma soprattutto sui media nazionali. Perché voi capite, qui ce la siamo cantata e suonata un 100-150 persone. Voi capite che se queste cose venissero dette dai grandi VIP quando sono in Rai, Mediaset e La 7, avrebbe tutto un altro peso. Ecco perché talvolta sono un po' critico o addirittura caustico, ecco, verso certi comportamenti sul piano della comunicazione con il Movimento 5 Stelle. Io direi che a questo punto abbiamo finito. Sangoniti dice che a fine gennaio sarà a Barcellona qualche giorno, non so quando pensi di andarci tu. Io spererei di andarci un po' prima, spererei, però magari non è detto che alla fine vada a finire così anche per me. Bene, teniamoci in contatto. Poi Milena dice: non ho potuto seguire la prima parte in cui c'era Nogarin, attendo la pubblicazione del podcast, attendo, scritto proprio tutto maiuscolo per dire datti una mossa. Subito, Milena, fra 20 minuti al massimo il podcast sarà in rete. Un abbraccio a tutti voi, grazie infinite per la vostra attenzione.
E a questo punto, cari amici, vi dico che probabilmente la puntata di Sbanchiamo di oggi salterà o andrà in ritardo, perché poco prima di cominciare questa intervista mi ha chiamato il marito di Rossella Fidanza per comunicarmi che si trovava ancora molto distante da casa per una perizia che era andata a fare fuori, insomma, in Piemonte. Comunque, fra poco vi farò sapere tramite Twitter, Facebook e la chat di Salvo 5.0 nel caso in cui la puntata di Sbanchiamo di oggi verrà ritardata o posticipata magari a domani. L'argomento è molto importante perché si parla proprio di come calcolarsi da soli i tassi dei mutui, poter fare una pre-perizia senza perito, da soli, usando una semplice calcolatrice. Bene, cari amici, per il momento allora è tutto. Un abbraccio a tutti voi e ci vediamo. Probabilmente vi vedrete con Rossella più tardi e invece con me ci vedremo con il Mi scappa la diretta di domani. Ciao e grazie.